Io c'ho un déjà vu, un déjà entendu. Cosa c'è? Aug. Il 1° dicembre, davvero? Aspetta, fatemi guardare. No. Davvero? Ce ne manca una, ma neanche del primo corso, di nessuno. E quante ne abbiamo fatte? Ne abbiamo fatte due. Ah, ne abbiamo fatte tre. È vero? Ah, fatemi vedere un attimo che così sistemo. No. Allora. Aspettate, vabbè, dai, dopo guardo. Durante la pausa, c'è una pausa, ci mettiamo un attimo. Ma tu che pausa? Sono le 1:15, è tardissimo, non mi dite niente. Dunque, cari amici, eravamo arrivati qua, è vero? Accendiamo anche il V-Clap, preparatevi. Un altro, che c'è? Ah, questa era facile. La risposta è sì. Ok, posso usare il microfono. Bucla. No, l'avevo chiuso. È in progress. Allora, no. Fatemi un secondo. E ci muoviamo. Ok, questo l'avevamo già fatto. E poi questi, vediamo un attimo, quelli dei tassi. Allora, esatto, eravamo arrivati qui, giusto? Ci eravamo lasciati. Ma qual era il meccanismo di secrezione delle cellule caliciformi mucipare, che avevamo già incontrato e conoscevamo, e abbiamo fatto una breve carrellata sui meccanismi di secrezione, le modalità secretorie di vari tipi di ghiandole, quello che si può incontrare, dimmi. Ma sto registrando? Sì, vedi questo pallino rosso? Sto registrando. E ci tenete proprio ad ascoltarle, vi piace, di nuovo ancora? L'ho già vista 3 volte quella serie, è fighissima. No, ma infatti eravamo in dubbio tra Netflix e Moodle, poi siamo su Moodle. Allora, comunque, quindi questa è la modalità secretoria, questa l'abbiamo vista. Allora, a questo punto però, visto che, opla, le abbiamo, ah no, aspettate, ecco sì, modalità secretoria, ma abbiamo, chiaramente dovendo descrivere i vari tipi, l'eterogeneità che esiste nei diversi tipi di ghiandole esocrine, ci sono più criteri da tenere in conto. Uno l'abbiamo visto, è questo qui della modalità secretoria. Di cui vi dico poco, insomma, dai, l'abbiamo già vista, rivista e stravista, quindi qui sui vostri, con i vostri compagni mi sono soffermato, ma secondo me qui andiamo oltre. L'altro elemento invece è la natura del secreto, questo è fondamentale, ok? Quindi che cosa produci? Le ghiandole esocrine sono delle fabbriche, d'accordo? Sono fabbriche il cui prodotto è destinato all'export. Quindi viene esportato, viene secreto dove? Alla superficie del lume. Però chiaramente che cos'è che caratterizza queste fabbriche, se vogliamo classificarle? Una cosa fondamentale è che cosa producono, che tipo di secreto. E più o meno il tipologia di prodotto, lo chiamo prodotto per fare il confronto con e in parallelo con le fabbriche, ma naturalmente chiameremo secreto. Cosa secernono? Secernono o secrezioni sierose, che già conoscete, si tratta della normalissima esocitosi di proteine, reticolo endoplasmatico ruvido, Golgi, granuli di secreto, fusione con la membrana, esocitosi. Tutta questa cosa che avete già visto, giusto? Quelle sono le secrezioni sierose. Si tratta di proteine e in realtà
nelle secrezioni sierose però includiamo anche la secrezione di ioni, come per esempio il sodio, o ne vedremo anche altri, e la secrezione di acqua. Come saprete, tra le secrezioni che il vostro corpo produce, ci sono anche dei liquidi. Vi è già capitato, no? Di perdere dei liquidi di secreto, non proprio quelle bave, quando hai visto i cioccolatini, ti cade la bava. Quello è il segreto, c'è dell'acqua lì dentro. Ok. L'altra tipologia di secreto, che in realtà ha una produzione, quindi la filiera è molto simile, e sono le secrezioni mucose, e anche queste le abbiamo già viste. Le cellule caliciforme mucipare fanno quel tipo di secrezione di cui sapete tutto, abbiamo parlato di muco, siamo esperti di muco, assaggiatori, ne sappiamo tutti i muchi, li abbiamo già visti. E quella è la secrezione mucosa. Stesso concetto, reticolo endoplasmatico rugoso, Golgi, granulo di secrezione, via. La differenza sta nel tipo di secreto, no? Questi granuli di secrezione abbiamo visto che per esempio con l'eosina si coloravano. Come si colora con l'eosina il granulo di muco? Grazie. Non si colora, trasparente. Esatto, si colora di trasparente. Con tutta una serie di coloranti, tipo l'eosina, la demaloeosina, mentre diventa meravigliosamente rosso se usiamo la pasta, butta la pasta, brava. Oppure di blu se usiamo l'alcian blu. Però diciamo, sono glicidi in gran parte. Esiste poi una secrezione cosiddetta mista, e si tratta semplicemente di ghiandole che secernono sia secrezioni sierose che mucose, quindi quando le due coesistono, in realtà vedremo fatto da cellule diverse, quindi è una specializzazione cellulare essere sierosi o mucosi, e tu sei una cellula mucosa o sierosa, però nella ghiandola potremmo averle entrambe. Ed esiste poi invece un altro tipo di secrezione che vedremo adesso così velocemente, perché ci soffermeremo di più quando parleremo di ghiandole endocrine, su questo tipo di secreto e quindi come sono fatte le cellule che fanno questo tipo di secreto, ma abbiamo anche la possibilità di secernere in grande quantità lipidi, grassi, d'accordo? Avete mai spalmato il burro sul pane? Sapete chi ha prodotto i grassi di quel burro? Una cellula della ghiandola. Dai, siete timidi. Non vengo più vicino che so che ti fa paura, ma mammaria, esatto. La ghiandola mammaria produce, ha una produzione che è, sì, esatto. Produce molti grassi. Ok, una secrezione che è ricca di grassi. Così come altre che adesso vedremo. Ok, molto bene. Poi, quindi, natura del secreto, fondamentale, quindi che cosa produci e poi, diciamo, la scala della produzione, quanto ne produci. E a seconda di quanto è chiusa la produzione, avremo ghiandole costruite in modo diverso. Ragazzi, fate parlare me. Tu ascolti, io parlo. Pagate per questo e io sono pagato per questo. È perfetto, no? C'è un equilibrio fantastico. Allora, la complessità della ghiandola, cioè il modo in cui sono organizzati gli acini, o comunque l'adenomero, scusate, non gli acini, gli adenomeri, cioè la parte secernente, cambia a seconda di quanto è ampia, quanto è massiccia la produzione di quella ghiandola. E così avremo alcune ghiandole semplici, quindi questa è la classificazione su base strutturale, la struttura. Alcune ghiandole semplici, tipo un adenomero e un dotto. E queste possiamo usarle anche per descrivere già la forma di questi adenomeri, che cambia. In alcuni casi sono alveolari, e quello alveolare di fatto ha una cavità che può anche raccogliere il secreto. Vedremo per esempio quelle mammarie, sono fatte così. Oppure le avremo più acinose, in cui il lume non si vede un granché, anzi molto spesso non si vede proprio. Oppure tubulari, in cui quindi l'acino e l'avete già viste tutto sommato, no? Avete presente le cellule di Paneth? Vi ricordate? Le cellule di Paneth?
dell'intestino, eh? Lo spicchio del mandarino, per intenderci, quelle sono quelle acinose. In alcuni casi invece avremo qualcosa che assomiglia più a un epitelio di quelli che abbiamo già visto, quelli dei dotti, però lungo la parete di questo dotto, quindi che abbiamo quindi con un lume molto sottile, stretto, e tutto però sviluppato come un normalissimo epitelio, avremo delle cellule secernenti. Queste le chiameremo tubulari. Facile, dai. Ok, queste tubulari possono essere corte o lunghe. Qui le abbiamo messe nello stesso schema, però questa, vedete, un po' più contorta, può diventare molto molto lungo questo tubulo, però sempre, anzi, in alcuni casi veramente lunghe. Ci sono alcune ghiandole, le chiamiamo semplici, ma sono macroscopiche, e sono fatte così. Ok, quando, diciamo, alziamo un po' il livello della produzione, c'è cioè più produzione, vogliamo più export, abbiamo più contatti. Sempre, ovviamente, produzione che viene riversata a livello dell'epitelio, quindi c'è un lume, c'è un epitelio, le cellule secernenti sono tante, cominciano a protrudere, diciamo così, nella parte interna, a crescere qua in basso, però tendenzialmente rimane un unico dotto a cui sono agganciati più adenomeri. E vabbè, due, tre, dipende. 2, 3, 4, insomma, entro un certo numero, un po' di adenomeri possono condividere lo stesso dotto e sfociare alla superficie attraverso lo stesso canale. Queste le chiameremo ramificate. E con ramificata ci stiamo proprio riferendo agli adenomeri e non ai dotti. Perché, attenzione, e qui vi confonderò le idee da morire, quindi state fermi, saldi sulle vostre sedie, chiameremo composte le ghiandole in cui invece i dotti sono ramificati. Quando le vedremo sarà tutto più semplice, però ci sono alcuni casi in cui appunto sarebbe, immaginate di far crescere questa struttura, no? Una ghiandola ramificata in cui ci sono più dotti che condividono, più adenomeri condividono un dotto, ecco, però in questa ghiandola magari ne abbiamo tanti di questi gruppetti, no? E ognuno di questi dotti va poi a finire in un altro dotto, un po' come nei fiumi, se volete, no? Ci sono gli affluenti, avremo tante piccole sorgentine che attraverso dei ruscelletti vanno in un fiume più grande, ancora più grande, e così ci sono dei grossi fiumi che raccolgono il secreto di un sacco di ruscelletti e di sorgenti in giro per il mondo. Evviva! Ma queste cose le vedremo. Queste però le chiamiamo composte. Occhio coi termini, ce ne sono tanti. Qui ci vuole un sistema mnemonico, usate quello che volete. Queste sono ramificate, queste si chiamano composte. E la caratteristica è di avere i dotti ramificati. Oddio, è così. Che rottura, mi dispiace. Ok, ma partiamo col semplice. Partiamo dalle cose semplici, ok? E iniziamo dalle cellule, dalle ghiandole semplici. Sono ghiandole, quindi sono già delle strutture macroscopiche e non ci stanno nell'epidermide. Per esempio, la pelle degli anfibi. Sapete, non è cheratinizzata, lo vedete qua. È un'epidermide, è uno strato pluristratificato, è pavimentoso, guardate lo strato superficiale. Questa colorazione, scusate, è una colorazione molto tipica di questo dipartimento in particolare. Si chiama galgano, non la vedrete da nessuna altra parte. Le fibre collagene sono in verde e in rosso una serie di altre strutture varie. I nuclei sono rossi e ogni tanto alcuni citoplasmi a seconda di come gli gira la colorazione quel giorno. Però, per esempio, vedete qui alcune ghiandole, quelle mucose no. Quindi comunque non colora il muco, mentre in questo caso colora queste altre grosse ghiandole che chiameremo granulose e che hanno una secrezione lipidica. E adesso lo vedremo. Cioè, adesso lo vedremo, ve lo dico e basta. Ok, comunque la pelle degli anfibi produce, proprio perché non è cheratinizzata, comunque un sacco di sostanze che vanno a stratificarsi sopra questa pelle, cose che piace molto alle principesse, no? Che le baciano. E le principesse, dopo che hanno baciato il rospo, in genere hanno delle visioni, tipo vedono.
vedono principi. In realtà questa cosa forse non è del tutto casuale, perché in effetti queste ghiandole granulose producono una serie di metaboliti neurotossici, tipicamente alcuni veleni molto potenti anche, come questa batracotossina, è un veleno molto famoso, ma possono essercene anche altri alcaloidi di varia natura, steroidei. Quindi lo vedete, questa è la molecola, solo per farvi vedere che è una molecola di natura lipidica. Ok, comunque questi sono metaboliti che vengono riversati da queste ghiandole. Il tutto viene condito da un gradevole e accattivante strato di muco, ok? Che è proprio quello che rende il rospo così affascinante. E questo muco però chiaramente ne serve tanto. E non potremmo mettere in questo epitelio tutte quelle cellule mucipare, le, diciamo così, comprometteremmo l'integrità. Ed ecco quindi che queste ghiandole crescono però autonomamente tanti piccoli punti, centri di produzione che coprono ognuno la sua piccola area di epitelio. Ok, con dei dotti che sboccano, qui li vediamo anche, vedete qua? Occhio all'occhio, d'accordo? Fate attenzione. Vedete questa cosetta? Cosa potrebbe essere? Anche qui. Vedete che le ghiandole sono tante, sono grosse, sono facili da vedere. I dotti sono molto più piccoli e sottili, è meno probabile averli beccati nella sezione, d'accordo? Questa è una sezione, una fettina, non vediamo tutto. Lo schema, come al solito, è solo uno schema. Però ecco che qualche dotto lo vediamo, nel caso non ci avessimo creduto. Ci credete? Ho convinto che ci sono i dotti? Non devo farvi vedere mille fette una in fila all'altra? Ok, possiamo andare oltre. Voilà! E quindi, per esempio, queste sono ghiandole cosiddette. In realtà le chiamano alveolari, vi dirò. Per le mucipare, è vero, sono alveolari. Queste granulose, bah, proprio alveolari non direi, ma non importa. In ogni caso, sono ghiandole singole, che pendono dall'epitelio come delle palle di Natale, visto che siamo anche in questo periodo, assomigliano un po' alle palline di Natale. Ok, sempre rimanendo sul semplice, è qualcosa che possiamo capire facilmente, però scusate, qui non devo andare troppo nel dettaglio, no? Immaginate un sacco di cellule caliciformi mucipare, tutte vicine, e producono muco, e sto muco esce, e basta. Facile, no? Ok, sempre rimanendo nell'ambito di qualcosa che abbiamo già visto, ci spostiamo nei mammiferi, ci spostiamo nell'intestino e andiamo solo un po' più giù rispetto alla parte che abbiamo già visto. Questa è la parte che abbiamo già visto, ve l'ho messa qui per ricordarvela. Vi ricordate questa immagine? Questo era l'intestino, il duodeno, se non sbaglio, il tenue. Comunque, probabilmente il tenue. È il tratto dell'intestino dove c'è l'assorbimento, i villi, ricordate i villi? Ok. Andando un po' più giù, là dove ormai quello che doveva essere assorbito è stato assorbito e quindi diciamo rimane soprattutto la gestione degli scarti, che però rimangono solidi, anche grossi, anche voluminosi, no? Quindi con sollecitazioni meccaniche del povero epitelio. Lì nell'intestino crasso, quindi perdiamo i villi, ma si mantengono le cripte del Liverpool. Ve le ricordate le cripte del Liverpool? Queste cripte, di fatto, vedete questi buchini? Erano questi buchi, sono dei tubi che pendono, che si prolungano e si estendono al di sotto di questo epitelio. In realtà non al di sotto, ne sono parte, sono punti in cui l'epitelio si approfonda. Questi sono di fatto dei tubuli, d'accordo? In questi tubuli, però, a livello dell'intestino crasso, si concentrano moltissime cellule mucipare, che producono muco. Le vedete? Io non vi dico niente, però dovreste vederne tante. Secondo i nostri canoni, secondo il vostro occhio, se ci siamo fatti l'occhio, ne vedete tante, ma tante, lungo l'epitelio, cellule mucipare. Chi non le vede non si preoccupi, alza la mano e adesso le faccio vedere, se no vado oltre senza farle vedere. Le avete viste tutti? Devo mostrarle o no? Davvero? Nessuno vuole che le mostri? Io non le mostro. No, non ce la faccio. Sono questi pallini bianchi. Ok, questi pallini bianchi, emallume e osina, anzi questa è tricromica perché c'è anche, vedete, il collagene in blu. Emallume e osina, questi pallini bianchi sono cellule mucipare. Il muco si concentra qui dentro e poi esce.
esattamente, cerco di riprodurlo al meglio. E si accumula. Il muco è molto importante, d'accordo, per proteggere questi epiteli anche da sollecitazioni meccaniche, cioè rende tutto più scivoloso. Sapete, hai mai preso in mano un capitone? Ok. Questo è il taglio, scusate, longitudinale, colorato con la tricromica, quindi bianco e a piccolo ingrandimento. Questo invece è un taglio trasversale della stessa struttura. Quindi abbiamo preso i tubuli, ci siamo passati dentro così di sa. Lo vedete? Lo vedete tutti che questo è un taglio trasversale delle cripte del libro. Lo vedete? Ok? Questa volta però il muco. Come è colorato il muco? Ditemi un po', no, di che colore? Di che colore vedete il muco? È colorato, non è colorato? Di che colore è il muco? Non sento. Azzurro celeste, siete tutti d'accordo? Esatto! Si tratta di Alcian Blu, è un colorante apposta per il muco, che lo colora di azzurro. Quindi cellule mucifere, cellule dell'epitelio, però lo vedete che sono proprio cellule di un epitelio, sono polarizzate, hanno il lume qui, tengono il nucleo dall'altro lato. Reticolo endoplasmatico qui e i granuli di secrezione verso il lume. Da che parte è il lume? Di là. È una cellula di un epitelio, lo sa, ovviamente si polarizza in quella direzione. Così si polarizza tutto il sistema di produzione e maturazione dei granuli di secreto, dalla base alla superficie. È tutto bello orientato. Produco verso la base, sposto il Golgi un po' più avanti, arrivo al granulo di secrezione. Ok, e si vede questa cosa, lo vedete? Il reticolo endoplasmatico sarebbe qui, non si vede, bianco. Ok, e andiamo. Dimmi, 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 dimmi. Le cripte. E sono questi tubi, queste ghiandole tubulari. Non le abbiamo chiamate ghiandole? Quando te le ho presentate parlando di epitelio intestinale. Quando abbiamo parlato dell'epitelio intestinale non le abbiamo chiamate ghiandole, in effetti a livello dell'intestino tenue non sono così ricche di cellule mucifere, anche se però avevamo visto altre cellule che producono degli enzimi nelle cripte del Lieber e si chiamavano cellule di più forte. Non si sente! Cellule di Panet, cellule di Panet producono enzimi, erano sierose e quelle, quindi diciamo anche le cripte del Liverpool, io non ve le ho presentate come ghiandole, ma lo sono, producono degli enzimi che da questi buchini, quindi da questi buchini esce un segreto, c'è un segreto che non vi rivelo, va bene. Ok, e qui siamo nella stessa situazione, sono queste le cripte del Liverpool, tutto il tubulo. Ok, allora andiamo oltre e voglio farvi vedere questi preparati. Adesso questo qui ce lo esploriamo proprio per scoprirlo insieme. Mi raccomando, occhio, quello che vi dico dovete vederlo. Quello che c'è da imparare qua è soprattutto questo. Le vedete le cellule mucifere? Sì. Sapete interpretare il preparato? Sì. Cioè, dobbiamo prendere della conoscenza ma metterla fisicamente a riconoscere qualche cosa in campo. Non lavoriamo in campo? Sì che lavoriamo in campo. Questo è il nostro campo. Ok, allora, le ghiandole sudoripare. Ghiandole sudoripare, sapete, nel regno animale voi siete i campioni del sudore. Cioè, di farsene un vanto, nessuno suda come alcune specie di primati, ma soprattutto l'uomo. Quindi noi sudiamo come nessun altro. Quando dici sudi come un maiale, ma figurati, io sudo molto di più di un maiale. Il maiale praticamente non suda, insomma, per dirci. Ok, perché sono specifiche dei primati, praticamente, ce ne sono, ma sono anche i segreti, sono un po' diversi. E scusate, che cos'è il sudore? Così cominciamo a pensare. Stiamo parlando di una fabbrica che produce un certo tipo di prodotto. Quindi dobbiamo immaginare come è fatta quella fabbrica, come sono le linee di produzione, come sarà l'infrastruttura di quelle cellule. Quindi cominciamo a pensare. Sarà organizzato il tutto. Di cosa è fatto il sudore?
Acqua. Acqua è sali minerali. Ok? In realtà sali minerali che sono al di sotto della concentrazione fisiologica, quindi sono più diluiti i sali rispetto ai fluidi corporei. È abbastanza acqua, molto acquosa. Ma perché? Perché noi perdiamo acqua? A cosa serve? Ad abbassare la temperatura corporea. Grazie, ci rispondono anche da casa. Solo che non aspettate, adesso vi metto. Faccio in modo che possano sentirvi. Esatto, ad abbassare la temperatura corporea, si chiama termoregolazione. Ah, dovrebbe. No, niente, non si sente dal nostro schermo qua, non importa. Comunque, esatto. Serve a fare termoregolazione, nel senso che l'acqua assorbe calore dal corpo, la usa questo calore per evaporare e quindi in qualche modo sottrae calore e lo porta via. Ok, e come funziona questa ghiandola? Essenzialmente c'è un lungo dotto. Qui vedete, questo è il preparato. Questo è un preparato di nuovo. Non so se ve l'ho già fatti vedere. Sì, ve l'ho già raccontato un preparato di questo tipo. Il connettivo, sapete, questa è l'epidermide. Al di sotto dell'epidermide c'è uno spesso strato di derma che è essenzialmente composto da fibre collagene e altre componenti della matrice, lo vedremo il connettivo tra pochissimo. Allora, questo collagene però si può attaccare con degli enzimi, quindi dei piccoli operai che in modo molto preciso vanno a staccare ogni piccola molecola, quindi possiamo smontarlo enzimaticamente in modo estremamente selettivo e specifico. E in questo modo possiamo isolare solo la componente epiteliale, come smontare tutto il, no, come se fosse un fossile che toglie tutta la terra intorno. Quindi questo che state vedendo, per esempio, è un epitelio, questa è la base dell'epitelio, vi ricordate le papille dermiche, le abbiamo viste? E da alcune di queste papille, però, vedete, si diparte un lungo dotto, molto lungo, in realtà questo probabilmente è un animale piccolo, adesso vedremo. C'è un animale piccolo, è un punto in cui era vicino, adesso vedremo, ce ne sono di molto più distanti. Si diparte un lungo dotto che poi, vedete qua, tende a raggomitolarsi. Questo è lo schema ci aiuta un po', no? Cioè è il riassunto di gente che ne ha visti tanti, però lo vedete un po' questo gomitolo. Ok? Allora io vorrei che però insieme lo andassimo a cercare in un preparato reale. Ok? Quindi andiamo a cercare un po'. Oplala, cos'è questo? Lo stiamo vedendo molto da lontano, giusto? È un preparato di tessuti umani. Vediamo un po'. Che cosa sarà questo? Qui c'è un grosso strato bianco. Che lume sarà? Dove sarà? Questa è una cavità? No, che cos'è secondo voi? È l'aria, è lo spazio esterno. Ok, vediamo un po', avviciniamoci. Cosa sarà questo strato viola che da lontano non avevate riconosciuto subito? Questo cos'è? Cos'è? Porti, sono vecchio, capito? Sono anziano. Come hai detto? Più forte. Lo strato corneo. Esatto. Che bravo. È lo strato corneo e poi abbiamo sotto anche quello invece granuloso, spinoso. Ok, nel complesso tutto questo è un epitelio pavimentoso, pluristratificato, cheratinizzato o corneificato. Ok, allora questo, quindi qui lo vediamo a testa in giù semplicemente, questo vi ha. Però insomma sui vetrini non è che c'è un orientamento preferito. Ok, quindi questa è tutta un'epidermide e questo sarà lo spazio esterno. Al di sotto dell'epidermide, queste sono le papille dermiche, siete d'accordo? Al di sotto dell'epidermide vediamo questo derma. Questo è il derma, vedete tutte queste onde di connettivo, questo è tutto connettivo, questo è spazio extracellulare con qualche cellulina qua e là, questa è la cosa che è stata digerita. Il preparato che avete visto prima, che non si vede più, è stata distrutta enzimaticamente. Che figata! Ok, ma aspettate un po': in questo
in questo preparato, e io se mi metto così, vi dirò, si vedono un casino di chiamare sale sudorevole. Ok, tu guardi e dici, ah, ci picchia, ma veramente così tante, non avete detto. State pensando anche voi? Sì, beh, circa, beh, non si vede benissimo, giusto? Allora vediamo di arrivarci insieme. Io le vedo. Io le vedo, voi non le vedete, giustamente. C'è un tipo di tessuto che non ti aspetteresti là dove sta arrivando, dove lo trovi in questo momento. Allora vediamo. Questo è il dermo e questo è quindi collagene in varia natura. Questo si chiama tessuto adiposo, probabilmente un polpastrello, un po' di grasso sotto le dita e ha un sacco di ruoli interessanti, non è ciccia. Ok, ma da sensibilità al tatto. Detto ciò, ci sono però alcune cose, d'accordo, che non corrispondono né alla descrizione di uno né dell'altro. In più, vi dirò, se guarda che vediamo, in questo spazio tra qui e qui, ogni tanto si riconoscono questi vermicelli. Cos'è questo vermicello? Vediamolo un po' da vicino. No? La risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Allora, che cos'è questo? Proviamo a fare un'analisi della struttura. Dentro c'è un lume, probabilmente, quindi è qualcosa, è una specie di tubetto, giusto? Un tubo. Quanti tubi ci sono nel corpo? Potrebbe essere un vaso sanguigno. Perché no? La parete è un po' spessina, no? Abbiamo detto che l'endotelio favorisce gli scambi ed è di natura di tipo pavimentoso. Quindi ci aspettiamo proprio un separé a malapena visibile. E queste invece sono chiaramente obese, d'accordo? Cioè, cellule enormi, grosse così, spesso tanto. Questo è un dotto. Li chiamo tubi, scusate, improprio, per farci capire, però questo è un dotto, chiaramente è un dotto. E dove va questo dotto? In effetti, a ben guardare, non è l'unico. Ce ne sono altri, anche qui, ogni un tot, vediamo dei dotti. Allora, se ci siamo fatti l'occhio, però, guarda un po', a ben guardare, e quindi qui siamo già abbastanza in profondità, qui sotto al derma, si riconoscono altre strutture come quella, è vero? Che hanno un po' quella faccia di questi cappuccelli viola. Ma tu guarda. Ok, andiamo vicino. Andiamo vicino, vicino, ed eccoli qua. Questo assomiglia molto al dotto che abbiamo appena visto, giusto? Sono delle cellule, intanto c'è abbastanza eosina all'interno, sono abbastanza scure in un certo senso, per grazie all'eosina, non all'ematocellina, vedete, sono rosa. Quindi hanno un citoplasma probabilmente abbastanza denso. Queste, tra parentesi, scusate, è la parte in cui viene riassorbito il sodio. Funziona la secrezione del sudore. Ci sono delle cellule che essenzialmente secernono sodio. E come si secernono gli ioni? Lo vediamo meglio tra un attimo, ma iniziate a pensarci. Una cellula che secerna gli ioni, che tipo di specializzazione intracellulare avrà? Vedrò tra pochissimo, comunque iniziate a pensarci. Comunque, queste lo secernono, dietro arriva l'acqua, e queste poi in realtà cercano di riassorbire un po' di sodio. Man mano che vedremo l'acqua viene spinta fuori, un po' di sodio viene riassorbito da queste cellule. Ecco, però, qui vedete che ci sono due tipi di cellule molto diverse tra loro, siete d'accordo? Questo è il dotto e questo, secondo voi, sarà la ghiandola, l'adenomero, ok? La componente secernente. Ecco, però, vedete che non si vede tutto questo reticolo endoplasmatico rugoso. Perché io dico che non c'è il reticolo endoplasmatico rugoso perché non ho neanche guardato l'elettronico? Come faccio a vederlo? Perché come l'avrei visto avete una spada con un po' di fantasia, immaginate. Praticamente una spada con esatto, il ricordo attenzione. Questo
Emallume, ha detto prima Rossellina, colora il nucleo che è fatto di DNA. Bene anche il suo progetto. I ribosomi sono basati. Quindi avremmo visto qui un po' di violetto, insomma, e vedremo nelle altre ghiandole che hanno una forte componente proteica, produzione di proteine, un po' di viola. Qui no, è tutto un rosa. Però, beh, si sa, queste sono cellule che producono ioni e va bene. Scusate, poi c'è un altro. Aspettate, però, prima io ne avevo trovato uno bellissimo. Aspettate solo se lo ritrovo, eccolo qua. Scusate, ricordo questa forma a chiglia della nave, o Madonnina, o non di teatro. Questo vermicello, questo vermiciattolo rosa, questo è bellissimo perché vedete che qui si vede proprio il confine tra il dotto, giusto, e la ghiandola. Ok, però voglio farvi notare un'altra cosa, intorno alla ghiandola. Anzi, si vede meglio ancora qui. Guardate un po' le cellule ghiandolari. C'è un altro piccolo dettaglio. Guardate che io posso guardarlo anche qua. Cioè, qui lo vedete questo, no? Molto bello. Si vedono anche molto bene le giunzioni, che è una cosa abbastanza inconsueta. Aspettate che voglio trovare. Ecco qua, un punto più bello. Allora, qui abbastanza. Ecco, voglio chiedervi una cosa. Secondo voi questo rosa che cos'è? No, ma aspettate che era più bello prima. Ecco qua. Vedete qua? Questo chiaramente è un tubo. È un tubo che corre in una direzione irregolare, quindi è stato sezionato in tutti i modi possibili. Non andate a cercare il lume perché tanto non lo troverete, è troppo stretto, è sempre molto chiuso, piccolo, difficile da essere fortunati di vederlo. E ecco, però secondo voi questo rosa cos'è? Scusate un attimo, torniamo a quella di prima che mi piaceva di più. Allora, ecco qua, torniamo a questa. Che è anche la stessa che ho messo nelle slide. Vedete questo rosa? È tutto bello circondato da uno strato rosa. Lo vedete o no? Ok. Adesso uso anche un giochetto per. Voilà, questo. Ok. Questo non è la lamina basale, siete d'accordo? La lamina basale sarebbe un sottile straterellino che noi potremmo vedere tutto intorno. Invece qui c'è qualcosa di più strutturato. E anzi, vi dirò, qua e là, se guardate con attenzione, ci sono anche dei nuclei. Lo vedete questo? È un nucleo. Ma dove è questa cellula? Queste sono cellule, la parte basale, la parte apicale, proprio tutto intorno. Guardate perché le vedremo meglio dopo. Vedere qui, ma le vedremo anche in altre ghiandole. Ci sono invece delle altre cellule che sono di un rosa intenso con l'ematossillina, e questo ve lo dico io in effetti. Visto così, avreste potuto essere in dubbio che non si trattasse di sostanze extracellulari. Ma vi dico io, quelle sono cellule, c'è il nucleo, si trovano di sotto della lamina basale, che sono belle cariche di eosina, che vuol dire che sono cellule piene arriviamo ad un altro concetto fondamentale, il rilascio del segreto. Voi non sudate in continuo, giusto? Ci sono dei momenti specifici in cui il sudore spruzza dai vostri pori. Fa caldo. Mi hanno messo vicino il microfono. Ci copriamo di acqua. Perché c'è qualcosa che in tempi molto veloci, deve essere molto rapidamente, permette a queste ghiandole di svuotarsi, quindi di produrre molto secreto in pochissimo tempo. E in effetti come funziona questo meccanismo? Beh, di fatto le ghiandole in effetti producono un po' di secreto continuamente, ma ci sono poi dei momenti in cui un segnale della parte nervosa, in questo caso, permette alla cellula di spremersi, grazie a che cosa? A delle cellule muscolari. Queste sono cellule muscolari molto particolari, per quello sono così dense. Queste sono filamenti di attina e miosina. Cellule muscolari, qui li vedete anche, che hanno
abbracciano. E quindi qua e là vediamo anche i loro nuclei, che essenzialmente spremono una ghiandola. Quindi loro si contraggono, ed ecco che quindi il secreto dalla ghiandola, c'è sempre da chiedersi come esce il secreto. Ed è un segreto che però vi ho rivelato. Quindi questo tubo si spreme, si schiaccia completamente, e ecco che attraverso questi tubi il sudore da abbiamo un book lab proprio per evitare la saturazione che l'aula è qui. Allora, ok, quindi spero che questo sia più o meno chiaro. E qui vi faccio vedere solo alcuni preparati dove vi dico forse si vedono in parte anche meglio. Per esempio, qui appunto vedete un preparato in cui si vede il lume. Questo chiaramente dipende dalla fissazione, da come è stato trattato. Normalmente in condizioni fisiologiche il lume si deve vedere, perché lì si accumula il sudore che poi appunto strizzato e fatto uscire. Quindi questo, se volete, è un po' più bello rispetto a quello che vedete, e si vedono anche molto bene, perché l'eosina è un po' più carica, le cellule mioepiteliali. Ok, dai, questo è quello che vi ho appena fatto vedere, è a posto. Ok, ci sono domande, perché passo a un'altra ghiandola. Ah, sì, certo, le cellule mioepiteliali non ci sono sempre. Ci sono nel caso in cui appunto il secreto venga secreto in quella modalità, che non è l'unica, adesso ne vedremo altre. Però questa sicuramente è molto comune. Adesso la rivediamo in una serie di altre ghiandole. Allora, possiamo andare un gradino oltre alle ghiandole ramificate. Alveolari ramificate non esistono. Vedremo delle ghiandole alveolari, ma composte sono le ghiandole mammarie, e ci arriviamo. Invece di acinose ramificate, vengono chiamate acinose, in realtà non sono esattamente monostratificate, come potremmo immaginarcele. Quindi, cioè, facciamo riferimento allo schema, ma insomma in modo labile e leggero, adesso ci arriviamo. Sono le ghiandole sebacee. Ghiandole sebacee che producono il famoso sebo. Ma guarda che bella lezione, oggi facciamo un sacco di liquidi belli e di cose che piacciono. Dopo il lungo era solo l'inizio, poi c'è il sudore e il sebo. Vabbè, non finiamo con il latte, vedrete. La saliva, il lungo. E il sebo, che cos'è il sebo? A parte quella cosa che fa venire i brufoli. Scusa? L'H, noi stiamo andando per gradi, no? Abbiamo detto ci sono alveolari, acinose e tubulari. Poi andiamo al livello di complessità successivo. Ramificato, alveare e ramificato? Non c'è. Boh, mica ci deve essere per forza, non è che Dio ha cercato di, no? Perché voi credete in Dio ovviamente, se no non sareste qui, e ha cercato di produrre tutti i tipi di ghiandola. Anzi, forse questa è proprio la dimostrazione che Dio non esiste, se no dovremmo dire che ha lavorato male, che si è dimenticato delle cose. E allora? Ok, invece la ghiandola acinosa ramificata, quella esiste, anche se non è esattamente acinosa. E lo vediamo. Quindi, ghiandole sebacee, cos'è il sebo? Chi è che me lo sa dire? È una sostanza sierosa, mucosa o lipidica? Anzi, siete dei Lipidica. consigli dei secernenti del vostro corpo. Brava, bravi, secretate, secernete, secretate molte sostanze lipidiche, esatto. E in realtà questo sebo, sapete a cosa serve però? Ah, e qui mi volevo. Cosa serve il sebo? Non è così importante per noi, però giusto, visto che lo studiamo. Sì, ha una funzione antibatterica. Idratazione no, è oleosa. Però
non ci sei molto lontano, aspetta. Idratazione no, magari proprio il contrario. Evitare la disidratazione. Quindi in un certo senso, scusa, non era il contrario, in un certo senso è idratazione, ma evitare la disidratazione, nel senso che questo strato oleoso impedisce all'acqua di evaporare, almeno quella che non viene secreta volutamente col sudore. Ok, e poi c'è anche un minimo di protezione dai raggi UV, è la vostra crema solare autoprodotta. Ok. Allora, dove stanno le ghiandole sebacee? Le ghiandole sebacee sono associate ai peli, in modo proprio specifico, anche perché, scusate, in realtà l'avevo messa al fondo, ma la faccio vedere per prima, secondo me è meglio, anche perché il pelo, se non lo sapevate, è una struttura, lo studierete più in anatomia, è una struttura che si rigenera continuamente. Voi avete follicoli piliferi che muoiono, che si perdono, e nuovi follicoli periferi che si formano, oppure ne avete più che si perdono e meno che si formano, però questo è un altro problema. Tendenzialmente ci sono sempre nuovi follicoli piliferi che si formano, e questi follicoli piliferi sono un sistema complicato, cioè sono proprio un meccanismo di sviluppo complesso, pieno di cellule diverse tra loro, ragazzi, scusate, che comprendono però appunto queste cellule delle ghiandole sebacee. Quindi ogni volta che si forma un nuovo follicolo piliferi, vedete queste cosine gialle? Ci sono delle cellule che crescono e danno origine a queste ghiandole sebacee, che rimangono poi associate al pelo. E come le vediamo? Ci arrivo, anzi, qui non vi faccio vedere molto di più. Allora, le ghiandole sebacee, vediamole dall'istologia, poi vediamo di raccontarci tutta la storia. Perché tutto quello che dobbiamo raccontarci si vede già un po' qui. Noi ci costruiamo sempre la storia e ve la segnate, ve la scrivete, però iniziamo a guardarlo. Allora, come sono queste cellule? Cosa si vede? Cosa c'è nel citoplasma? Si sono colorate con le rosine? O niente? Quindi c'è qualcosa di molto, molto bianco. Questo bianco però in effetti non è omogeneo. Si riconosce? D'accordo? C'è qualcosa di tondo e traslucido, giusto? Siete d'accordo? Si vede? Lo vedete? Quindi la cellula è piena di queste goccioline, e a questo punto ve lo dico io, non è muco? Quello è lipide. Se avessimo usato una colorazione per i lipidi, tipo il Nilo rosso o robe di quel tipo, avremmo visto tutto bello colorato. Quelli sono lipidi, sono gocce lipidiche nel citoplasma. Gocce lipidiche, cosa ne dite? Circondate da membrana o no? Perché no? Non ne hanno bisogno. Cosa fa? Sì, che una cellula, cosa contiene i lipidi in una soluzione acquosa, in una gocciolina? L'acqua stessa, esatto. Avete mai messo una goccia d'olio in dell'acqua? La gocciolina rimane perché le molecole d'acqua non le fanno amiche, ok? Quindi alla fine gli sfigati alla festa si aggrumano, si ritrovano a chiacchierare tra loro, ok? E basta, quindi in realtà poi ci sono dei meccanismi che possono far sì che queste gocce coalescano tra di loro e diventino delle grosse, uniche, mega gocce. Non in questo caso, in questo caso rimangono tante gocce, ovviamente non circondate da membrana, all'interno del citoplasma. Evviva! E di fatto quello è il segreto, perché la ghiandola sebacea è caratterizzata, anzi è l'esempio principale della secrezione olocrina. Ve la ricordate che cos'è la secrezione olocrina? L'ho detto l'altra volta, alla fine eravate stanchi. No? Quella è merocrina, l'abbiamo già vista. Olocrina è quella del kamikaze. Io sono il mio segreto. E via. Il segreto è proprio la cellula stessa che scompare col suo segreto, si immola la causa. In effetti, allora proviamo a guardare. Scusate un attimo. Se l'uscita di qua, l'uscita del tubulo della ghiandola è in questa direzione, in effetti non si vede, il secreto viene poi riversato nel canale del pelo. Il canale del pelo è verso di qua, in questa direzione qui. Allora proviamo a guardare un po' le cellule, come sono, man mano che dalla base della ghiandola ci spostiamo verso il punto di uscita, eh? Nella coda, questa coda alla posta, man mano che ci avviciniamo allo sportello, che è di qua. Quindi il canale da cui uscirà il segreto,
Guardate un po' che faccia hanno le cellule. Proviamo un po' a vedere. Come sono questi nuclei? Bel nucleo. Cosa ne dite? Cioè, cosa dovete dirmi di questo nucleo? È tondo? È centrale? Bel nucleo. Come sta questa cellula? Bene, come va? Niente male, grazie. Evviva. Ecco, però, man mano che ci spostiamo neanche troppo in là, com'è questo nucleo? Insomma, bene, no? Come va? Sa come. Ok, non sta bene. Non sta bene. Questo è ancora peggio. E qui i nuclei addirittura non ci sono più. Ok, non li vediamo neanche più. Potrebbe essere un problema di taglio, però ci picchia. Il problema di taglio ce l'avevano anche queste cellule. Qui non è una questione statistica. Queste qui non ce l'hanno più i nuclei. D'accordo? Perché? Perché stanno andando in apoptosi. E quindi qui, attenzione, abbiamo delle cellule che sono di fatto sorelle, o almeno evolutivamente anche. Parenti, ontologicamente, tutto quello che volete, ente che volete, parenti con le cellule dell'epidermide. Vi ricordate la storia di un cheratinocita? Com'è la storia di un cheratinocita? Cellula? Ragionate un secondo, se abbiamo delle cellule che muoiono, perché non scompaia la ghiandola, no? Là dove ci sono delle cellule che si perdono, bisogna aggiungerle di nuovo, in modo che si mantenga la cosiddetta omeostasi. Quindi c'è sempre lo stesso numero di cellule, ma in realtà è un equilibrio, alcune muoiono e altre vengono generate. Qualcosa di simile a quello che è l'epidermide. Quindi la storia qual era? Accumulavano progressivamente che cosa? Cheratina, ok? Le cellule accumulavano progressivamente cheratina e questa si chiama maturazione, cioè la cellula nasce, accumula cheratina, muore e se ne va. E qui è assolutamente la stessa cosa, solo che non accumuliamo cheratina, ma accumula la cellula nel citoplasma questi granuli di secreto seboso, sebo. Accumula sebo e quando è piena di sebo, muore nel suo sebo, ecco. Affoga nel suo sebo e poi viene secreta. Ok, un po' come era per il cheratinocita che affogava nella sua cheratina. Allora, e queste cellule staminali, in realtà, guardatele, perché la storia è tutta qui, come con l'epidermide, si può vedere tutta in un'unica sezione. Le cellule staminali sono queste cellule alla base, qua. Vedete? Alla base ci sono alcune cellule staminali che si dividono e queste invece sono, man mano che ci spostiamo, gradi di maturazione successivi di questi sebociti. Le cellule staminali si chiamano cellule staminali delle ghiandole sebacee, o sebaceous gland stem cells, perché ormai è in inglese che vengono coniati questi termini, poi noi ci riconosciamo. Mentre le cellule delle ghiandole sebacee si chiamano sebociti, come potevamo immaginare. Ok, quindi qui io più o meno vi ho già detto tutto, c'è semplicemente uno schema che fa vedere appunto la ghiandola sebacea, questo è il pelo, la cellula della ghiandola sebacea quando muore si infila, si inserisce nel canale del pelo, in effetti i peli sapete che sono grassi, perché ogni pelo ha un po' di sebo che viene prodotto direttamente lì, si spalma bene sui peli. E poi dal pelo si spalma anche in tutto il resto del corpo, insomma, è tutta una storia felicemente sebosa e sebacea. Ok, qui ci sono semplicemente altre immagini che vi fanno vedere qualcosa di molto simile. Ecco, questa è carina perché se volete, qui è stato tolto il pelo e si vede molto bene questo processo, di progressiva perdita del nucleo e disgregazione delle cellule. Che poi si infilano in questo che è il canale del pelo. Quindi si infilano tra l'epidermide e il pelo, là dove emerge il pelo, e da lì viene rilasciato tutto questo sebo. Però lo vedete qua che qui ci sono dei bei nuclei e qui invece ci sono solo dei brandelli che si stanno disgregando. Ok. E questa è la progressiva maturazione del corpo. Quindi vedete che le chiamiamo acinose, ma non c'è un nome dentro, d'accordo? Questa è una struttura pluristratificata. E qui è un altro, questo è il pelo, questa è la ghiandola sebacea e basta. Basta con questa storia sebacea. Passiamo oltre. Non farei la pausa, vi va? Finiamo 5 minuti prima.
Dai, stiamo andando super soft. Ve la sto facendo proprio lenta, perché la vediate, quindi avete scritto pochissimo, non mi dite di crampi alla mano. Quindi siamo tranquilli, stiamo guardando, andiamo avanti, anche perché questa è faticosa e voglio toglierla. E quindi, chiamando le gastriche, cambiamo tubo digerente, digestione, concentratevi sul vostro stomaco, yoga. Così, immaginatevelo e entriamo in quell'ottica di pensiero. So che voi di anatomia siete così così, ma facciamo un piccolo sforzo di recuperare queste informazioni. Allora, nello stomaco, cos'è che viene prodotto? Scusate, quali sono le sostanze che caratterizzano il succo gastrico? Chi è che lo sa? L'acido cloridrico, okay, acido cloridrico, un vero acido. Roba che la mafia la cerca per sciogliere i bambini. Ok? Quindi è roba che va forte, capito? E ci sono delle cellule che producono l'acido cloridrico, non devi andare in ferramenta? No! Neanche in farmacia. Ci sono delle cellule che sanno farlo. E vedremo. HCl. E poi, però, non basta l'acido. Ci vuole qualcos'altro per digerire e cominciare a smontare i corpi. Ah, sì, esatto, ha usato una famosa bibita per il suo marchio. La pepsina, esatto, pepsinogeno, pepsina. No, spero che penso che la Pepsi non si sia ispirata a quello. comunque sì, o forse sì, non lo so. Esatto, la pepsina è un enzima, quindi una proteasi, in grado di rompere le proteine in modo abbastanza aggressivo. Ok, e funziona ovviamente bene l'ambiente acido. Allora, detto ciò, a questo punto ci aspettiamo che ci siano delle cellule in grado di produrre acido cloridrico e pepsina. Ve lo dico già, sono cellule diverse, o fai l'acido cloridrico o fai la pepsina, si sono specializzate, e stanno appunto in queste tubuli. Che se volete dal punto di vista anatomico somigliano alle cripte degli ibercruri che abbiamo già visto, quindi si tratta di cielo epitelio e ci sono delle cavità che vanno verso il basso, che si approfondano. Queste cavità sono sempre ricoperte dall'epitelio, quindi sono in continuità con l'epitelio, però mentre le cripte dell'ibercruri erano singoli tubuli, in questo caso ci sono più tubuli che poi alla fine emergono, no? Alla superficie. Con un unico dotto e per questo le chiamiamo ramificate. Però insomma, vedi che rispetto alla cellula semplice non è che ci abbiamo aggiunto tutta questa complessità. Quando vai giù, invece che uno solo, ce n'è due, insomma, un po' più di adenomeri. Voilà. Allora, a vedersi sono un incubo. I preparati di queste cose, magari li riconoscete, ma orientarsi lì dentro è molto faticoso, okay? Servono solidi punti di riferimento, che adesso vedremo di farci. Allora, qui vedete che c'è la superficie. In superficie, in genere, ci sono anche molte cellule mucilare, ovviamente, c'è molto muco, c'è bisogno di molto muco, perché lì il succo gastrico è aggressivo anche rispetto all'epitelio, le cellule dell'epitelio vanno protette. Ecco, e poi andiamo in profondità, però a un certo punto non si vede più il lume e ci sono un gran pasticcio di cellule, ok? Non è facile orientarsi, ma adesso troveremo un modo. E allora, cominciamo e connettetevi al Bootlab perché qui voglio fare una domanda. Allora, e cominciamo a vedere però di conoscere le cellule, vedere come sono fatte, vedere come sono orientate, polarizzate e poi vedrete che ci orientiamo anche in quel ginepraio. Ok, e cominciamo per esempio con le città, no, per esempio, cominciamo proprio dalle cellule che secernono l'acido cloridrico. Quindi secrezione di ioni. Quale compartimento cellulare maledetto produrrà gli ioni? Come si fa a secernere gli ioni? Cosa serve? Pompe, canali. Qui vi faccio vedere il meccanismo. Vedete, si prende l'acqua. Si unisce con l'acido carbonico, c'è un enzima molto importante che si chiama anidrasi carbonica, che produce acido carbonico. Poi se lo ione carbonato, non sarebbe H2CO3, se lo ione bicarbonato, HCO3, lo fai sparire,
lo butti fuori dalla cellula, dentro rimane l'HPU. Ecco che abbiamo un HPU. L'HPU poi va spinto fuori, più che si può, un controgradiente, in un pH molto basso che c'è all'esterno. Quindi serve dell'energia. E come si fa? Si prende del potassio. Per esempio, si usa queste pompe, c'è una pompa sodio potassio che porta dentro il potassio, poi ci sarà un'estrusione del potassio e poi un'altra pompa. Voilà, che però funziona al contrario. Le avete già viste, vero? Queste qua. Le pompe potassio, no? Per produrre ATP. Qui invece lo usiamo consumando ATP e sbuttiamo fuori la carica. Ok, ma a parte questi dettagli biochimici, avete un'idea di come si può secernere ioni all'esterno della cellula? E ci piace. A questo punto andate un attimo sul BookLab, per favore, e provate a scrivermi, a rispondermi, dove l'ho messo, a questa domanda. Ta-da! Secondo voi, dobbiamo immaginare quale sarà la nostra struttura. Io adesso ve la faccio vedere. Le evoluzioni, le cellule si specializzano, cellula che si è specializzata, quindi partendo da un certo scelto. Sono dei compartimenti, no? Come intervista che vede il braccio grosso, sono dei compartimenti che sono particolarmente sviluppati per permettere di secernere l'acido clorico. Qual è la compartimenti? Sono due che portiamo, due componenti che sicuramente ci aspettiamo proprio massicce, tanto. Vogliamo tanto di poter produrre tanto acido cloridrico. Quindi quando una cellula esagerare. Esagerare con cosa però? Ditemelo un po'. Ci siete? Non state votando tantissimo, dai, di più. Dovreste essere 300. Siamo appena 150, i vostri compagni sono stati timidi. Potete votare più volte, quindi mettetemi almeno due. Ci siete? Forza, forza, votate. No, non te ne andare, hai votato? Ma come? Perché te ne vai? Ma è un peccato, dai, ma magari la indovinavi. Potresti che la sapevi, eh? Lo sai? Va bene. Ci siamo? Lo vediamo? Allora, cominciamo a vedere che cosa si forma, poi mi dico se è giusto. Ah, proprio i mitocondri. Mi piace il mitocondrio, la capite, avete già visto, che le uova dove sta. Però il mitocondrio mica comunica con l'esterno. Perché volete tutti questi mitocondri? Per farci che cosa? Guardate, chi è che ha messo i mitocondri? Comunque, diciamo, questi scambi di ioni sulle pompe, si importano, si importano, eccetera, eccetera, però da qualche parte bisogna metterci l'energia per non farlo. Quindi serve molta energia. E poi però c'è qualcosa che manca qui, ragazzi. Dove le mettiamo queste pompe? Dove stanno le pompe? Nella membrana, vogliamo, no? Esercitare, vogliamo. Quindi non possiamo accumularle dentro. Non ci saranno grandi secrezioni, ma ci vuole una membrana molto ampia. Come facciamo ad ampliare questa membrana? Microvilli, non bastano, vi dirò, microvilli, vogliamo di più. In realtà non so neanche come si chiama. Attenzione, ve la faccio vedere, siete pronti? L'avevate immaginata così? Ole! Allora, che cosa
c'è questa cellula? Beh, questa cellula ha due cose, anzi, ve la faccio vedere qua. L'originale, la vediamo proprio di qua. Eccoci. Stampare dal cell. Ma come si fa a togliere sta roba? Ah. Ecco, così. Allora, guardate che brutta. No, poverina, però è un po' il demagorgo delle cellule, è la demagorgo cellula. Vedete, queste cosa sono? Questi salsicciotti qui? Mitocondri, e ce ne sono tantissimi, d'accordo? Veramente tanti. Questa è una cellula che consuma parecchio, una Ferrari. E poi questa roba qua, invece, guardate un po', voi volevate i microvilli. In effetti c'è qualcosa che potrebbe, ops, vagamente ricordare i microvilli. Non sono neanche stereocilia, sono proprio, sì, è qualcosa che ricorda i microvilli, perché sono fatti così, però con una quantità talmente grande che non ci stavano solo in superficie, quel piccolo pezzo a bordo del lume, e quindi crescono dentro tutta la cellula, cioè la cellula dentro di sé ha tutta una serie di canali pieni di microvilli per aumentare la superficie di membrana il più possibile. Guardate che roba, fino dentro, profondo, il nucleo non può saltare fuori, per quanta membrana questa cellula ha creato, intorno a sé. Quindi in questo piccolo spazio, lo spazio di una cellula, al suo interno in realtà è tutta la membrana, piena di questi canali che, grazie all'energia di tutti questi mitocondri, continuamente estrudono HCl, ioni HU e ioni cloro. Quindi questa è una cellula molto specializzata, lo vedete? Questa è una cellula epiteliale che nei secoli, nei secoli, nei secoli, ma che secoli, migliaia di anni, ma che migliaia di anni, milioni di anni, si è separata, si è allontanata, usando però tutto sommato gli stessi strumenti che hanno normalmente le cellule, sono così modificate. E questo è un modo molto interessante di far crescere membrana dentro di sé. Ok, la pelle che cresce dentro, non so come dire. Sì, è tutto un labirinto di... Esatto, poteva essere in tanti altri modi, ma è venuta fuori questa roba qua. Ok, e a questo punto però... Già questa caratteristica così particolare di queste cellule ci permette di utilizzare anche magari un normalissimo, abbastanza normale, diciamo, però non troppo sofisticato, colorante istologico, come l'ematossilina ferrica per vederle. L'ematossilina ferrica è un colorante che si è usato per tanti anni per mettere in evidenza i mitocondri. E qui vedete, le vedete? Ok? Queste cellule che rispetto alle loro vicine... Non è che le altre cellule non abbiano i mitocondri, d'accordo? I mitocondri ce l'hanno tutti, se no non siamo cellule. Ma almeno non è eucariota. Ma rispetto alle altre cellule, vedete quanti mitocondri in più. Il colpo d'occhio, d'accordo? Quindi queste sono cellule veramente ricche, sono le campionesse dei mitocondri, quasi quasi, nel regno delle cellule animali. Ok, ma a questo punto... Com'è che invece immaginiamo l'altro tipo cellulare? Come ci immaginiamo le cellule che produrranno invece pepsina? E forse le abbiamo già immaginate, le abbiamo già viste. Ah, fammi respirare. Delle cellule che assomigliano a quelle che producono pepsina. Saranno più o meno, dai, sono le solite, le cellule padre, le cellule sono tutte uguali, dai, sono come professori di biologia. Siamo razzisti serenamente in questo caso, è vero, boh, si somigliano tutti. Ditemelo un po', scusate. Quali saranno le componenti? Ops, le componenti, quelle erano le risposte dei vostri compagni precedenti, non ho detto che sono giuste. Le componenti intracellulari, di queste cellule, quali compartimenti vi aspettate che siano particolarmente sviluppati nelle cellule che invece producono pepsina? La pepsina è un'enzima, gli enzimi sono proteine che però non sono ad uso personale, ma sono per lo smercio in grande stile, questo è spaccio di quello grosso. Quindi ci aspettiamo
una certa scala produttiva molto molto alta e chi produce per l'export internazionale che cosa avrà dentro di sé la voglia di uccidere, no? Fare ricco dentro di sé. Cosa ci sarà? Vediamo. 151 mi piace. Dai, vediamo. Cosa sta venendo fuori? No, questo non è vero. Lo sapevo che sarebbe successo prima o poi. Ma comunque la risposta è sbagliata, quindi c'è. Esatto, il Rare. Questo mi piace molto, che è un supermercato, giusto? No. Il Rare. Tanto questa ve la posso anche togliere, dov'è? Adesso ci vado. Guarda che bravo! No! No! Peccato! Quello era giusto, va bene, la tolgo dopo. Dicevamo, cari amici! No, questa è quella di prima. Lost this message, dove c'è? Dove c'è? Guarda, guarda, guarda che bravo! Ah! L'ho uccisa e non c'è più. Miei cari amici, quindi, esatto, reticolo! C'è di nuovo? Oh cazzo! Ma tu guarda che birbanti, che burloni! Che birichini! Allora, la vediamo? Oh no! Eccola qui! Quindi questa, vedete che più o meno è come tutte le altre, no? Non è così diversa, cosa le dite? Che dobbiamo ancora andare al pancreas, però appunto adesso vedremo qualcosa di simile. Vedete questa cellula? Allora, ditemi un po', cos'è questo? No, ripartiamo dall'inizio. È un epitelio, quindi primo punto di questa cellula dobbiamo orientarci, punti cardinali. Esatto, questa sarà la base, giusto? Lamina basale, questo? Questo lumen, lamina basale, nucleo, questi, cosa sono questi? Le vescicole, i granuli di secrezione. Ecco, qui c'è qualcosa che notiamo, perché sono tutte uguali, non vi dirò che qui non è tanto la fissazione, è proprio il granulo in sé. Come vi sembra rispetto ad altri granuli di proteine che abbiamo già visto in cellule simili? Abbiamo visto quelle di Panna. Sembrano più densi? Eh? Più o meno densi? Più densi di quelli del Panet? Aspettate che da qualche parte ce l'abbiamo ancora il buon vecchio Panet. Eccolo qua, guarda un po'. A voglia! Molto più densi. E non vi so dire esattamente perché, però capita, d'accordo? Come se fosse un po' più diluito già il segreto. E in effetti con l'eosina, ricordate com'erano le cellule di Panet con l'eosina? Ci torno? Ve le ricordate? Ok, questo è denso, molto denso. L'eosina, ok, che fa questi granuli così fucsia, sempre bubble tea, ma ad un altro, decisamente, ad un altro gusto. Ok, questi probabilmente, lo vediamo poi anche con l'eosina, sono un po' meno densi. Voilà, quindi questi sono i granuli e questo, che cos'è? Il reticolo endoplasmatico rugoso, che si concentra ovviamente alla base, un po' di Golgi sparso qua in mezzo, un sacco di vescicole pronte a essere secrete e via. Ok, fatemi tornare qui. Ok, quindi a questo punto. Oh no! E vabbè, dai, rispondetemi a questa. Ma non importa, facciamolo. Allora. Ok, rispondetemi a questa. Così ci arriviamo. Chi sarà più basofilo? Che vuol dire colorato dall'ematossellina? Cosa colora l'ematossellina? Non ci vede. Lo siamo appena detti. No? Qualcosa di acido che viene colorato dall'ematossellina. CL, dai. CL.
Terra ne è preparata, no? Sì. Aggressive, eh? Anzi, preparati di stomaco hanno dei vetrini particolari, perché se no l'HCL corrode il vetro. Sì. Quindi chi sarà? Chi sarà? State votando? Chi sarà qui un vaso? Vogliamo vedere qualcosa colorato con l'emotrasilina, che colore che colora i nuclei. Ovviamente quello non ci aspettiamo che cambi, no? Più o meno hanno tutti e due con la stessa quantità di DNA, sono parte della stessa specie. Perché dovrebbe essere diverso il DNA? Vediamo, adesso poi li vediamo, eh? Ci siete? Lo vediamo? Opla la la la. Allora, c'è incertezza? Ma in realtà se vi dirò, questi sono quelli voti dei vostri compagni di stamattina, che io avevo tratto più in inganno di quanto non ho fatto con voi, che stavolta vi ho un po' preparato a questa risposta, avevano risposto seccamente quelle con l'HCL. Qui è andata decisamente meglio, anche se non è ancora perfetta. La risposta giusta, la risposta esatta, erano le cellule principali, cioè quelle che producono il pepsinogeno, o la pepsina, insomma, no? E perché? Perché le cellule che producono tante proteine e che hanno questa secrezione mineralogena dovrebbero colorarsi con l'emotossidina? Perché hanno i ribosomi, esatto, perché la componente ribosomiale si colora molto bene. Cioè molto bene no, ma quando è veramente tanta, allora la vediamo. Diventano basofile le cellule, d'accordo? E questo si vede in realtà soprattutto in questo preparato qua. Voilà, vedete? Allora, tra l'altro qui vedete che qui l'eosina non è tanto carica, l'eosina è stata messa poco, quindi i granuli non li vediamo tanto, ma in generale però i granuli non si vedono tanto, sono davvero meno densi, non so dirvi bene perché. Questo ciccione, indovinate chi è? C'è scritto la cellula parietale. Quindi nei preparati istologici in genere le cellule parietali hanno questo rosa omogeneo. Noi adesso sappiamo questo perché è pieno di membrana lì dentro. Ci sono un sacco di membrane piene di proteine, però quello si vede. E invece questo alone viola non vuol dire che hanno l'AIDS, ma che hanno il... Voi questa non l'avete capita, vero? Mio Dio, come siete giovani! E vabbè, non ve la spiego nemmeno. Comunque, no, non ve la posso spiegare. L'alone viola è l'AIDS, lo scoprirete. E comunque questo alone viola... Dovete cercarlo su YouTube, ma domani le lezioni. Con questo alone viola, questo è il reticolo endoplasmatico rugoso, che si colora anche lui, come si colora i nuclei, come si colora con nucleoli, con l'ematossilina, anche se un po' meno fortemente. Ok, e andiamo negli ultimi 30 minuti che ci rimangono, che sembra più grave di quanto è. Ce la facciamo, non vi preoccupate, voglio fare, in realtà con i vostri colleghi ho fatto solo il pancreas, quindi siamo di nuovo in vantaggio su di loro e dovremmo finire un pochino prima. Allora, voglio vedere a questo punto sempre queste stesse cose, però in versione maxi, in una grossa industria che produce grandissime quantità di secreto. E sono appunto le ghiandole composte, ce ne sono tanti esempi, io ve ne faccio vedere tre. Uno oggi e gli altri due domani, che sono il pancreas, quindi avete presente il pancreas, è un organo. In realtà quella è una ghiandola che produce, cosa produce il pancreas? Ve lo dirò tra pochissimo, ma voglio sapere se lo sapete già. Cosa produce? Esatto, quello che ha detto lei è giusto, una parte è endocrina, adesso però è minoritaria, non c'è neanche grado, e c'è tutta una parte esogena, come il succo pancreatico, molto bravo. Che appunto si tratta di enzimi digestivi.
Adesso poi vado, torno un attimo indietro allo schema, però questo è il concetto del pancreas. Che cos'è il pancreas? Quindi una ghiandola enorme che produce circa 1,5 litri, da 1,5 litri a 3 nell'uomo, ovviamente, ci stiamo preoccupando di lui soltanto per adesso, di questo succo pancreatico che di fatto è un liquido pieno di precursori, tutte cose da attivare, attenzione perché sono abbastanza deleterie, sono peggio degli hooligans, quando li attivi scassano tutto e quindi vengono attivati solo al momento giusto. Precursori di proteasi, lipasi, fosfolipasi, sono le colesterolesterasi, le amilasi, insomma tutto questo ASI sono tutti enzimi lipidici, enzimi che rompono e permettono di digerire quello che è già stato più o meno spezzettato nelle tappe precedenti del sistema digerente. Questo è chiaro? Ok, allora come viene prodotto tutta questa massa e questa quantità di enzimi deve essere proporzionata a quello che vi siete mangiati. Vi siete tirati giù un burrito di 1,5 m? Bisogna produrre abbastanza enzimi per tagliare all'ultimo aminoacido, un aminoacido alla volta, quel mega burrito che avete mangiato. Quindi ne serve tanto, questo è il concetto, no? E in effetti questo organo, che è macroscopico, è composto da una specie di grosso tubulo centrale e questo tubulo raccoglie la produzione che viene da tanti piccoli lobuli sparsi, diciamo, nel parenchima di questa ghiandola. E per farci uno schema, lo schema qui è proprio la dalle. Quando parliamo di ramificazione, quindi se queste foglioline sono i singoli acidi, quindi le cellule secernenti sono all'interno di acini, questi acini attraverso dei dotti riversano il loro secreto verso dotti che sono via via più grandi e che poi confluiscono in dotti ancora più grandi e alla fine diciamo così, man mano che questa struttura gerarchica evolve o diventa più grossa, più complessa, avremo la suddivisione in lobuli. Quindi essenzialmente tipo ogni lobulo, possiamo dire che ogni lobulo è costruito intorno ad un dotto un po' più grande. Quindi man mano che, quindi, non lo so, è come, immaginatelo come volete, come i fiumi, come le strade, come le foglie di un albero, però il concetto è di una progressiva ramificazione a partire dalla singola foglia. No, scusate, un progressivo confluire o a partire dal dotto principale una progressiva ramificazione o a partire dalla singola foglia un progressivo confluire in sistemi di dotti sempre più grandi. Allora, queste ghiandole però che sono degli organi macroscopici, adesso io faccio finta di niente, ve lo racconterò meglio quando parleremo di connettivo, però fateci già caso, sono avvolte da uno strato di connettivo che le tiene insieme. Quindi sono avvolte, sono dei veri e propri organi. Ma in effetti di questa cosa parleremo meglio quando parleremo di connettivo. Quindi vado dritto a farvi vedere qualche sezione. Allora, le sezioni di pancreas in genere vengono fatte in questo senso, sono trasversali. Quindi anche nei preparati virtuali vi capiterà di vedere dotti sempre più grossi, ma nella parte centrale, se hanno preso tutto, oppure periferica, se hanno preso solo una parte, potreste vedere anche il dotto principale, che è veramente grosso, d'accordo? È una condotta forzata. Quando vi ho fatto vedere questi tubuli ricoperti da tessuto cuboide, pubblico, ecco, pluristratificato era questo tipo di dotti qua. Parlavo, pensavo a questo tipo di dotti qua. Ok, e aspettate, lo vediamo velocissimi, perché alla fine non è che sia poi così difficile. Ai vostri compagni non l'ho fatto vedere dal vivo, sul preparato virtuale, ecco, questo mi piace abbastanza. Dai, vediamo questo. Ci siete? Questo è un pezzo di ghiandola. Qui vediamo probabilmente quelli che sono dei grossi dotti, presumo. Sì, questo in realtà non è neanche così grande. Qui c'è un epitelio cubico, vedete, stratificato. Qui c'è un bello strato. Ed eccoci qua invece, nel parenchima della ghiandola. A prima vista, vi dirò, non si capisce niente. Siete d'accordo con me? È un casino. Eppure, tu sai come fa un acido? Hai visto già le cellule secernenti? Però per qualche motivo, anche se sai come è fatta una casa, quando ti fanno vedere una città dallo spazio, il primo,
La prima impressione è non ci sto facendo niente. Ma orientiamoci, nuclei. E si vede qualcosa di circolare, giusto? Chiaramente questi acidi saranno tagliati in tutti i modi, però si vedono dei cerchietti di Boy Scout. Vedete questo? Ok. In più, ditemi un po', c'è il nucleo, però c'è un alone viola, vero? Cosa abbiamo detto che sono questi aloni viola? Il reticolo endoplasmatico rugoso, quando è particolarmente sviluppato, fa questa alone viola. Quindi ecco che queste saranno le parti basali, giusto? Perché abbiamo detto che il reticolo endoplasmatico rugoso in questo tipo di cellule si concentra dove? Alla lamina basale. Quindi, tutti questi cerchi viola. Oh, questi sono tanti, però vedete che sono veramente tanti, d'accordo? Qui è massiccia, immaginate quanta, vedete che qui è la massa, la quantità di enzima che può essere prodotto, l'elemento distintivo di questo tipo di ghiandola, più che la singola cellula che poi più o meno è uguale a tutte le altre. Qui vediamo anche, guardate un po', un bubble tea, conosci un po', vero? Vedere i granuli. Sono rossi, di un rosso un po' più carico. E cosa saranno questi pallini rosso un po' più carico? Granuli di secrezione, il segreto, l'enzima che deve essere secreto sta in granuli, mentre la parte di alone viola, quella è la lamina basale. Quello che ovviamente rende tutta questa cosa molto complicata è che c'è un sacco ci sono un sacco di questi acidi tutti appiccicati, stipati insieme, ok? Non so se ci fosse, come per le uova, no? I vari tipi di allevamento da 0 a 3, questo è 1000. Sono molto molto stipate tra di loro. Ecco, e continuiamo, vediamo anche delle cellule più bianche. Vedete che il citoplasma qui è chiaramente diverso? Non sono gli isolotti di Langerhans. Proviamo un po' a immaginare. Orientiamoci un attimo. Vedete che ci sono delle cellule un po' più bianchicce? È vero? Guardate qua. Queste che cosa saranno? Tutta questa produzione, no? Tutto questo enzima, tutti questi granuli vengono secreti, però poi dove devono infilarsi? Abbiamo detto che da qualche parte ci deve essere questo sistema di dotti. Non possiamo vederlo qui, in un'unica sezione, d'accordo? Questo non è una sezione, questo è uno schema, questo è finto, non esiste, non lo vedrete mai in nessuna sezione. Così, nessuna sezione sarà mai così fortunata da mantenere la continuità tra il singolo acido e il dotto collettore massimo, e il dotto collettore finale. Non esiste questo tipo di continuità in nessuna sezione, d'accordo? Noi vedremo solo dei brandelli, dei tratti, dei piccoli pezzi che sono stati raccolti in quella sezione. In effetti, sapete cosa è questa? È una cellula di un dotto. Quindi vedete come è colorata molto più chiara. Non produce nulla, non c'è il reticolo endoplasmatico, l'alone viola non ce l'ha, i granuli di secreto non ce li ha, ok? È pallida, sì, pallida. Però se guardate, giustamente, ve ne aspettate parecchie di queste, no? Perché ci deve essere una rete capillare di piccoli rigagnoli che devono portare tutto questo enzima fino al dotto finale. Quindi qui non possiamo vederla tutta, però non devono essere neanche tanto pochi. E in effetti li vediamo. Vedete adesso? Ci avete fatto l'occhio? Quindi, queste sono i granuli di segreto. Il nucleo, gli aloni viola sono la parte basale e questi pezzi più bianchi, qua e là, guardate, quindi abbiamo preso uno un po' più grande, sono questi dotti che devono diventare ovviamente via via più grandi fino ad arrivare. Adesso da qualche parte, magari se siamo fortunati, lo vediamo anche, a dei dotti che devono diventare a un certo punto più grandi, tipo questo. Questo sarà già un dotto che raccoglie da un lobulo. Questa sarà probabilmente l'uscita di questo lobulo. Vedete? Quindi va a finire qui. Ma le vedete le cellule degli dotti? Cellule secernenti, cellule dei dotti, organizzazione tridimensionale. Cari amici, se avete voglia di pazienza, i vecchi storici si sono messi lì e con pazienza hanno cercato di ricostruire tutta questa cosa, tutto questo ginepraio. Ok,
Poi ve lo guardate un po' anche da soli, così vedete se questa cosa vi sarà più chiara. In effetti, un altro modo in cui vedrete colorata il pancreas, che è molto caratteristico, noi abbiamo diversi preparati fatti così, è con il blu di toluidina. Il blu di toluidina, rispetto alle malume, colora un po' meno bene la cromatina, cioè colora in modo specifico anche lui gli acidi nucleici. Quindi RNA e DNA, però vedete il DNA un po' meno bene, colora molto bene l'RNA, molto meglio. Il blu di toluidina è molto più carico sull'RNA e quindi vedrete molto bene il nucleolo. Vi aspettate un nucleolo grande o piccolo in queste cellule? Il nucleolo delle cellule degli acidi pancreatici sarà grande o piccolo? Enorme, d'accordo? È pieno di ribosomi, è quasi la produzione industriale, di ribosomi ne servono in gran quantità, quindi quella è una delle sue specializzazioni, number one, avere tanti bei ribosomi. Esatto, quindi vedremo con il blu di toluidina non i granuli di secrezione, che sono bianchi, ma vedremo invece questo reticolo endoplasmatico. E vi dirò, siccome il blu di toluidina colora poco il resto, tutto sommato l'organizzazione della ghiandola rimane anche un pochino più semplice. Vedete qui? La parte più scura è la parte basale, la parte più chiara è la regione apicale. E usando questo criterio, no, per orientarsi un attimo, quindi queste sono parti apicali, queste sono parti basali, lo vedete? E così in tanti altri punti, apicale, basale. Qui l'avremmo preso di taglio, solo basale. Perché si vede che l'apicale è più giù, che è in un'altra fetta che non abbiamo in un'altra sezione. Ok, e quindi questo più o meno era quanto volevo dirvi. Voglio solo farvi vedere ancora questo piccolo preparato. Questo è un punto fortunato, bisogna essere fortunati ogni tanto anche andare a caccia di cose che non sono rare, ma sono rare sulla sezione, sono comuni nel preparato, chiaramente ce l'hanno tutti, però devi essere fortunato a beccare la sezione giusta. Allora, guardate qua, questo è il punto in cui l'acino si connette col dotto. È molto raro riuscire a trovare, infatti questa immagine ve la faccio vedere qui, non ci provo neanche ad andarlo a cercare nel preparato, cioè si può fare, ma dovete essere fortunati, o averci un buon occhio. Comunque ecco che vedete qui invece l'ematossili neosina, vedete qui l'eosina è particolarmente carica, infatti vedete che l'alone viola non si vede tanto perché hanno caricato tanto l'eosina in questo preparato, l'hanno lasciato molto bagno nell'eosina. E vedete a questo punto il dotto con queste cellule che qui sono pavimentose, quindi il dotto è veramente sottile, è difficile distinguerlo da un vaso sanguigno, vedete? Ci assomigliano molto le cellule a questo livello. E vedete tra l'altro che il dotto a un certo punto si inserisce proprio dentro l'acino. Fino a dentro l'unità produttiva. E questo, scusate, si chiama dotto intercalare. Questi dotti piccolini che appunto sono il primo tratto, anche un nome particolare perché ha una struttura particolare, si chiama dotto intercalare. E questi andranno poi a portare, quindi sono gli specie di ruscelletti, no? Se questa è la sorgente, questo è il ruscelletto che si butterà poi in un torrentello, che si chiama invece dotto, chiameremo dotto collettore. Poi questi dotti collettori, uno con l'altro, diventeranno sempre più grandi fino ad arrivare al dotto, che invece sfocia nel duodeno. Scusate, detto io, anche se non sapete, fa lo stesso in realtà. Questa non è anatomia, è istologia, quindi dove sfocia non ci interessa. Sto parlando proprio di fiumi, scusate. E va bene, quindi qui però vedete questi granuli di zimogeno, scusate un'altra parola, i granuli di secreto li troverete anche appellati come granuli di zimogeno, ma è sempre la stessa cosa. Sono in realtà proteine che hanno questa capacità, diciamo così, digestiva, digerente. Però vedete i granuli di zimogeno tutti belli accumulati nella porzione apicale di questo complesso sistema ghiandolare. In quest'altro preparato anche un pochino si vede bene, cioè questo è un preparato brutto in cui gli acidi si sono separati perché probabilmente è fissato male, però esatto, nel suo essere brutto, perché normalmente è tutto più compatto, però qui invece la sostanza intracellulare
si è un po' sbrodinata e quindi vedete bene i singoli acini, sono un po' più separati. E quindi a volte anche i preparati brutti ci piacciono e ci servono. Voilà, se tu ci vediamo domani per parlare di saliva e latte.